lo sviluppo delle rinnovabili nel futuro energetico nazionale attraverso un quadro di proposte che individui strumenti e norme che tengono conto delle diverse tecnologie disponibili, dall'eolico alle bioenergie. A Roma, un convegno organizzato dal coordinamento FREE ha fatto il punto sulle prospettive del settore, chiedendo prima di tutto che la programmazione degli incentivi sia rispettata. Basta pensare alle rinnovabili come una mucchiata indifferenziata. Ciascuna rinnovabile ha una sua funzione specifica nello sviluppo futuro. Faccio due esempi. Il fotovoltaico è tipico per l'autoproduzione, lo scambio sul posto, i sistemi chiusi, eccetera. L'eolico invece può svolgere utilmente oggi quella funzione, per esempio i servizi di rete. Quindi le promozioni d'ora in avanti vanno finalizzate per ciascuna fonte rinnovabile a quelli che possono essere le loro funzioni specifiche. Nella prospettiva di un futuro sempre più green è centrale anche il ruolo delle bioenergie. Cosa chiediamo noi? Innanzitutto subito un'applicazione del nuovo criterio di sostegno dopo il 2017, che ad oggi non abbiamo ancora, diciamo, un'indicazione da parte del governo. Chiediamo che nella SEN venga ribadito sostanzialmente il ruolo importante che le bioenergie, in particolare il biogas e il biometano, possono avere per raggiungere gli obiettivi che si sta dando la comunità europea al 2030 di procedere con un'economia sempre più a basso contenuto di carbonio, quindi sempre più sostenibile.